finita la seconda giornata del campionato di Serie A. Vittoria per la Roma, ancora questa volta, per 2-0, ma stavolta la vittima è il Milan. A segno, prima la giapponese Minami e poi Valentina Giacinti che esulta imitando Veronica Pochete. Vittoria anche per la Sampdoria, che, come nella prima giornata, vince in rimonta per 2-1. Vantaggio del Pomigliano con Tatieri, pareggio blu cerchiato con Spinelli e poi Yoeri Rincón segna il gol della vittoria per 2-1 su calcio di rigore. Invece è rocambolesca la partita Juventus-Inter che finisce per 3-3. Vantaggio bianconero con Sofia Cantore, raddoppio con Linet Bernstein, fino a che Tabita Chawinga accorcia le distanze. 2-1. Ma la stessa Chawinga segna il gol del 2-2. Al 90esimo Cristiano Girelli segna il 3-2 juventino, ma 3 minuti dopo gol di Guti Acarcioni dell'Inter, 3-3 finale. Vince la Fiorentina per 2-1 contro il Como. Vantaggio viola con Giacomo, raddoppio di Veronica Pochete. Il Como accorcia le distanze con Vlada Kubasova, ma non basta, e la Fiorentina vince. Infine, l'ultima partita che si gioca è quella tra Parma e Sassuolo, derby dell'Emilia. Vantaggio del Sassuolo con Pondini, ma pareggio col gol dell'ex di Michela Cambiaghi, fino a che al 90esimo ancora gol dell'ex, stavolta di Alice Benoit. Il Parma vince 2-1. La classifica quindi è la seguente: a punteggio pieno a 6 punti Roma, Fiorentina e Sampdoria, a 4 punti Juventus e Inter, 3 punti per il Parma e 0 punti per Sassuolo, Pomigliano, Milan e Como. La prossima giornata si giocherà nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 settembre. Noi ci rivediamo sempre qui su Fair Play per commentare insieme i risultati finali della terza giornata del campionato di Serie A. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social e qui su YouTube. Se volete lasciate anche un commento per dire la vostra su questa seconda giornata di campionato.